nostra rubrica Un venerdì dal sindaco oggi fa tappa a Rivara, in Canavese. Ci troviamo all'interno del Palazzo Comunale, diverso da molti altri. Villa Ogliani, una villa splendida con un parco ancora più bello, dove tra poco incontriamo il sindaco Roberto Andriollo. Roberto Andriollo è sindaco di Rivara, un paese vivo e vitale con tante associazioni che aiutano anche l'amministrazione comunale, ma soprattutto Rivara è una città d'arte. È vero, una città d'arte perché si ricorda soprattutto per il Pittara. Pittara è un pittore dell'Ottocento che ha creato la scuola di Rivara, famoso in tutto il mondo, ha accolto insieme a lui molti pittori del Sartoris, al De Andrade, di cui parleremo magari meglio dopo per una particolarità delle Andrade. Rivara ha proprio nel Pittara ideato una pittura diffusa. Abbiamo nel centro del paese una dozzina di quadri del Pittara della scuola di Rivara che sono appesi nei luoghi dove i pittori hanno realizzato i loro quadri. Sindaco, Rivara ha una particolarità fra le tante. La sede del Palazzo Comunale è nella splendida Villa Ogliani con un gran bel parco che voi utilizzate molto per la collettività. Esattamente, Villa Ogliani è la villa creata e costruita dal cavaliere Ogliani nell'Ottocento. L'Ogliani era uno dei banchieri più ricchi d'Italia, del Regno di Savoia dell'epoca. Ha un parco enorme attorno con alberi che arrivano da tutto il mondo, alcuni sono stati inseriti come alberi monumentali. Bene, la fortuna di Rivara è dettata anche dal castello, un castello di proprietà privata, centro artistico di tutta eccellenza, direi davvero di livello nazionale. Sì, è Museo d'Arte Contemporanea, sede del Museo d'Arte Contemporanea. Devo ringraziare i signori Paludetto, padre Franz Paludetto e il figlio Davide, che stanno portando avanti con fatica questo monumento che per noi è preziosissimo. E noi stiamo cercando di collaborare con loro per valorizzare questi due castelli, il Castello Vecchio e il Castello Nuovo. Il Castello Vecchio è del medioevale ed è stato, come chicca, è stato sede della Inquisizione nel 1474 e si ricorda il processo storico delle streghe di Levone che furono processate qui a Rivara. Sindaco, un'altra particolarità che abbiamo visto con lei questa mattina e con i signori Paludetto, all'interno del loro bellissimo castello c'è quella che possiamo definire la prova generale del borgo medievale di Torino. Esattamente, il De Andrade, uno degli ospiti del Pittara, ha pensato di creare in scala reale, quindi uno a uno, un'ala del castello, facendo una prova generale per quello che poi sarà il castello del Valentino del borgo medievale di Torino. Sindaco, domanda di rito, quanta passione ci vuole per essere primo cittadino in un piccolo comune oggi? Passione ce ne vuole tanta, ma è facile, basta avere amore per il proprio paese. Io amo il mio paese, l'ho fatto perché potrei andare in pensione e stare tranquillo, l'ho fatto perché ci credo a questo paese, è un paese vivo, che ha un'ottima potenzialità, potrà fare molto nel futuro e se si vive meglio a Rivara vuol dire che vivo meglio anch'io.